ti diamo una bacchetta magica e in questo mondo del vino, questa bacchetta magica cosa può servire? Cosa volete far sparire? Cosa volete far apparire? Qualcosa di... apparire alla giovane ad apprezzare più la qualità del suo. Che non ci sentono spesso da quello che ci sentono, non altro... guardano solo a livello di prezzo, di... quindi hanno quindi, poca istruzione diciamo nella qualità. Quindi, ma bisogna cercare di parlarli in maniera... esatto. Probabilmente abbiamo sbagliato. Esatto. È stato fatto dei corsi a volte anche troppo. Che troppo, non guardare me, io non ho fatto tantissimo. E, ecco, faccio questo per esempio è un vino che può parlare ai giovani. Sì, questo sì. Chianti là, quindi già comunque proprio Sangiovese in purezza. Qui siamo, beh, scritto abbastanza evidente, Castelnuovo Bernardengo, Castello di Bossi. Faccio assaggiare questo, che sono le prime bottiglie che 2007 è uscito adesso. Infatti un vino che non ha tante scorciatoie, esatto, insomma, non aggredisce, direi, non salta al naso, però rimane piano piano. La tradizione classica proprio toscana, e questi sono i profumi che si deve cercare di fare, di insegnare. È tutto Sangiovese o tutto Sangiovese? Totalmente. Ma è anche un po' austero, eh? Cioè, forse questo attacco effettivamente a me piace particolarmente, però effettivamente questa austerità richiama. Interessante, come rispecchia il territorio, rispecchia la tradizione, deve essere. Grazie mille, Andrea, buona serata. Grazie.